Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Alessandro Arnao, Accademia del Self-Publishing.com, community nonché punto di riferimento di self-publishing in Europa. Oggi sono qui, ho il piacere di avere con me due ospiti, una coppia di ospiti, studenti della mia accademia ormai da diversi anni, Giuseppe e Valentina. Ciao Giuseppe, ciao Valentina. Buonasera, Ciao ciao Ale, Ale, buonasera. buonasera. Ciao, ciao Grazie. ragazzi. Allora, innanzitutto benvenuti sui miei schermi. Grazie. Fortunatamente non siete i primi, siete l'ennesima coppia, in questo caso di studenti, che ho il piacere e l'orgoglio di intervistare, come caso studio di successo dell'Accademia. E quindi, diciamo, per iniziare, vi chiederei brevemente di presentarvi, così il pubblico vi conosce un attimino e incomincia a conoscervi un po' più da vicino. Sì, ci chiamiamo Giuseppe e Valentina, Siamo una siamo coppia sposata da 10 anni, ormai da 10 anni. ottimo. Viviamo in un paesino della Calabria che si chiama Soverato e abbiamo una nostra attività in questo comune, un'attività di toelettatura con annesso negozio vendita mangimi e accessori per animali. Svolgiamo questa attività da 7 anni e dopo 3 anni di attività abbiamo cominciato a sentire la necessità di indirizzarmi verso altro, per cui ho cominciato insomma a cercare qualcosina. Ok, e voi, Siamo. scusa interrompo, quanti, più o meno giusto per l'età, su che età siete, quanti anni avete? Verso i 40, siamo sui Siamo, sono, 39, siamo, 39-40. siamo coetanei, siamo Sì. coetanei, una coppia del sud Italia, sapete anche io sono meridionale, quindi fa sempre un doppio piacere per me quando ospiti chiaramente un po' delle mie latitudini. E vostro background, voi... Un po' cosa avete fatto nella vita? Avete aperto attività 7 anni fa, giusto? Sì. Abbiamo Sette aperto anni. l'attività, sì, nel 2015, Di toelettatura e di negozi vendita. Prima di perché ci questo, che siamo facevate? laureati e alla fine, come tante realtà purtroppo oggi, finita, presa una laurea, voglio dire, non sempre è facile trovare lavoro, quindi ci siamo un attimino seduti, abbiamo discusso su quello che volevamo fare, su cosa ci piaceva fare, abbiamo detto perché no. Abbiamo fatto un'analisi di mercato e abbiamo pensato che poteva essere una cosa carina nel nostro territorio questo tipo di attività. Infatti, insomma, è andata bene, è stata. Ovviamente ci siamo formati entrambi. Io per quanto riguarda la toelettatura e lui per quanto riguarda anche un discorso di educazione. Quindi siamo, insomma, ci siamo addentrati in questo mondo dei cani che a noi piaceva tanto. Insomma, siamo Ottimo, rimasti. quindi avete avuto un'idea imprenditoriale, Sì. chiamiamola, un'idea di avviare un'attività in proprio, visto che comunque non trovate molti sbocchi, diciamo, relative alle vostre aree di Alle studio nostre aree, esatto. della laurea. Ok, Sì. perfetto. Quindi 7 anni fa aprite questa attività, che fortunatamente va bene, ancora Va tutto oggi va benissimo. bene. Sì. Ottimo, perfetto. Grandi soddisfazioni e c'è Ci ha anche stata. permesso di, insomma, iniziare con il tuo corso, È perché questa comunque. la domanda Esatto. che mi segue, quasi, scusa, l'attività. Fortunatamente va bene, perché purtroppo anche oggi avviare un'attività, tantissimi Non è purtroppo, entro semplice, pochi anni purtroppo assolutamente no. succede che vanno a chiudere. Cioè, cos'è che vi ha portato a cercare qualcosa di alternativo, comunque complementare in questo caso chiaramente rispetto all'attività offline e quindi di diciamo, buttarvi in questa avventura del mondo online, no? Del mondo delle attività online. Perché avete deciso di fare questo passo? Allora, perché fondamentalmente l'attività che abbiamo comunque sei vincolato, quindi hai degli orari, non, i giorni, insomma, devi lavorare sempre, devi comunque tenere conto che ha a che fare con la clientela e quindi hai degli obblighi verso gli altri. Nonostante ciò, riuscivo comunque
comunque a ritagliarmi un paio di ore al giorno e quindi ho detto devo trovare un qualcosa che comunque risponda alle mie necessità, ovvero non posso farlo sempre e quindi dovrò cercare di farlo quando posso e comunque devo avere la possibilità di farlo anche da dove voglio, nel senso se mi sposto voglio poter comunque seguire il mio lavoro, tenerlo sotto controllo. La Allora, niente, famosa quindi. libertà spazio-temporale, no? Che spesso che tante volte vada a nome. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ed è poco secondo me valutata questa cosa qui. È un po' poco, sì. E niente, quindi comincio a informarmi su quali business ci fossero per valutare, insomma, la soluzione migliore che corrispondesse alle mie esigenze. Ok. Insomma, abbiamo fatto tutto nella solita routine, FBA, eccetera, eccetera. Dopodiché sento, mi balza all'occhio sto self-publishing, però guarda caso il corso che avevo trovato non era in italiano e io sì, capisco l'inglese, però non a quel livello di magari riuscire a seguire un corso totalmente fatto in inglese. Fortunatamente, dopo un paio di mesi è uscita una bella sponsorizzata che fortunatamente ho aperto subito. Io bene o male conoscevo il formatore in questione perché avevo visto che aveva avuto degli ottimi risultati anche in altri settori e senza battere ciglio ho preso il corso Era il corso di tempo Alessandro, zero, ovviamente, del tuo corso. ovviamente, è l'Accademia del Self-Publishing. Ok. E niente, e cominciamo questa avventura nel marzo 2019. 2019. Siamo stati tra i primi. Forse Siamo stati era tra i primi. l'inizio del tuo corso, Era non so, inizio, sì, era avevi inizio, sì, siamo da quasi, poco. quasi 4 anni fa, certo, sì, l'avevo lanciato da poco per la prima volta all'Accademia e stavamo parlando comunque di 4 anni fa, era un corso diverso, diciamo, rispetto al corso di oggi, Totalmente diverso. nel corso degli anni è stato modificato tante volte, è stato, diciamo, aggiornato molte volte, Aggiornato. andando a rispondere chiaramente al mercato, no? Che comunque mutua, varia online ancora di più. Sì. Ancora più velocemente, quindi di conseguenza oggi parliamo di qualcosa completamente diverso, però Giuseppe giustamente è entrato 4 anni fa e oggi ovviamente c'è il corso aggiornato, come dico sempre io, no? Sempre stato Chi aggiornato, compra il sempre corso stato. chiaramente avrà in futuro tutti gli aggiornamenti, diciamo, inclusi, ovviamente da quando, senza pagare un centesimo in più. Una garanzia. Grazie. Quindi voi avete deciso di partire con questo self-publishing, ottimo, bene, e cominciamo a parlare un pochino del vostro percorso. Sì, Self-publishing, certo. abbiamo preso il corso base all'inizio, però dopo insomma, le prime ricerche, eccetera, eccetera, mi sono reso conto che dovevo avere una mano. Per cui ho fatto l'upgrade e ho cominciato a fare qualche coach col mitico Yuri, col quale abbiamo impostato un lavoro in ottica audio. E abbiamo cominciato a ordinare i primi libri che all'epoca, sai, le calende greche, quindi sono Tempistiche. stati 4-5 mesi di attesa prima di ricevere, i famosi libri. Sì, purtroppo 4-5 anni fa avevamo questo tipo di problemi. Spesso si presentavano questo tipo di problemi con varie società di scrittura che non rispettavano le tempistiche. Diciamo, era un po' un marasma sotto questo punto di vista. Oggi no, oggi ci sono realtà diverse, ci sono anche tempi di consegna certi, Molto ovviamente, rapidi. abbastanza certi per quanto riguarda la struttura dei libri. Quindi tu inizi il tuo percorso con dei progetti, diciamo, chiamiamoli in ottica Noticaudio. audio, no? Quindi per Sì. andare a monetizzare tra gli stream nei quali Sì. noi monetizziamo, quindi Kindle, il cartaceo e l'audio, la parte audio. Quindi ti focalizzi dapprima su questa parte qua, audio. Mi Ok. affascinava di più perché la reputavo molto più passiva rispetto Lo è. alla parte cartacea. Lo è. E niente, praticamente passano questi 5 mesi, prendiamo i libri in mano e li diamo subito al narratore. Quindi altro tempo di attesa per la narrazione e cominciamo a pubblicare gli audio. Settembre. Verso, no, era ottobre, mi sa, Se ottobre-novembre del settembre 2019. 2019. Ok.
Questi audio, onestamente, non sono andati poi così tanto male, tant'è che stanno monetizzando ancora Tutt'oggi, tutt'oggi. dopo Assolutamente. 3 anni e più di 3 anni. Dopo più di 3 anni ancora ci portano un po' di bei Sì. risultati. E niente, quindi vedendo dei piccoli risultati decidiamo di continuare in ottica audio. Produciamo altri libri e continuiamo la nostra esperienza su Benissimo. ACX. Poi avviene un piccolo problema con ACX, che coinvolge tutti i publisher, per cui apriamo una LTD. Una società inglese, sì. Sì, e per poter continuare a monetizzare su ACX. Sì, però, siccome avevamo visto questa problematica, decidiamo di aprire anche un secondo account per avere, diciamo, una certa sicurezza. Dopodiché cominciamo però a focalizzare. È stato quando? Sì, del 2020, diciamo, tutto il 2020 lo incentriamo sugli Sugli audio, audio. praticamente. Noi facciamo Ok. tutto con l'apertura dell'LTD, apriamo anche un secondo account, giusto per avere Ok, una una certezza. certezza di avere gli audio su Ok, grazie a questi audio stabili. comunque Riusciamo ad che andare tipo di avanti. Sì. risultati avete raggiunto? E ci Minimi portavano però c'erano, diciamo che un sì. paio di 1.000 euro al mese. Un paio Facevo di 1.500 qualcuno, 1.000 uno mille, l'altro. l'altro poco meno. Ok, quindi un Ancora paio, avevo sui 2.000, metti più o meno? sì. Sì. Sì, ancora oggi quell'account Sì. ci fa 1.500 dollari al Ok, mese. ricordiamo che la cosa bella degli audio è che quando parliamo di 1.500, 2000, 2005, Sono puliti. fino, quello è il netto, nel senso che arriva sul conto Esatto. bancario, nel senso che non ci sono, non esistono campagne di promozionali sulla parte audio, quindi non ci sono dei costi variabili. Una volta che uno produce, fa i libri, li fa scrivere, li fa narrare, le copertine, eccetera, stop. Poi li pubblica e stop, non c'è più, è veramente un business al 99% passivo, forse pure il 99,9%, e non ci sono altri costi accessori poi nel tempo, no? Come abbiamo su magari su altri stream come il cartaceo in cui facciamo anche, sponsorizziamo all'interno di Amazon i nostri libri. Su audio questo non esiste, quindi appunto stiamo parlando comunque di una rendita di un paio di migliaia di euro passiva più o meno, quasi totalmente passiva. Totalmente passivo. Da ormai un po' di anni a questa parte, ormai stiamo parlando di Assolutamente sì. 2 o 3 anni. E poi abbiamo Fantastico questo, perché cominciato. alla fine passiamo, vivendo in Italia, possiamo paragonare questo, diciamo, un secondo stipendio più o meno, perché stipendio medio italiano 1.500, Forse pure più di 1.400. un secondo stipendio. Esatto, qui al sud, soprattutto in base al tipo di lavoro che fai, non ci Sì. arrivi neanche 1.000 euro. Sì, quindi magari al sud magari può essere anche due stipendi, il secondo e il terzo, Assolutamente. secondo e terzo stipendio Assolutamente extra. sì. Ottimo, quindi poi in Tanto. parallelo ovviamente voi per fine 2020 o 2021 decidete di Sì. focalizzarvi anche sugli Sì. altri. Sì. Anche sul Su paperback, sì. KDP che fino ad allora non avevo minimamente considerato. Ok, quindi praticamente dagli ultimi 2 anni, diciamo, 2021-2022. Diciamo 2020. Neanche, sì. Sì, dal Sì. 2021, poco prima della pandemia, va. Sì, ottobre 2021. Da ottobre Ok. 2021. Ok. Da ottobre 2021 cominciamo a lavorare su KDP e onestamente, siccome abbiamo cominciato a fare proprio, siamo partiti a fare proprio con le cose fatte bene, cioè seriamente, quindi buyer persona, cover fatto in un determinato tipo, e abbiamo cominciato subito a vedere Dei dei risultati. risultati discreti. Sì. Giusto per avere un'idea, una parentesi, fino al 2000, fino a prima che iniziassimo a pubblicare proprio in ottica paperback, i risultati su KDP erano, si aggiravano intorno ai 500 dollari, poco più, poco Che meno, devo dire quelli che male erano. non fanno, Male non soprattutto fanno, però. Esatto. se le pubblicazioni erano in ottica audio, nel senso che erano pubblicazioni intese per monetizzare non sullo stream Kindle e cartaceo, ma sullo stream audio. Quindi diciamo era un extra che veniva. Voi ora avete deciso quindi di focalizzarvi su degli argomenti con un'alta domanda di mercato in questi formati, no? Quindi cartaceo principalmente e Kindle. Ottimo, ottimo. Ok, quindi avete cominciato a ragionare in quel modo. Chiaramente nel frattempo
Il corso è stato aggiornato, sono entrate tante novità, quindi ora diciamo, il lavoro che si fa è molto più tra virgolette di qualità, no? Quindi partendo proprio dallo studio della buyer persona, del consumatore target, andare a costruire un prodotto che sia atto a rispondere alle necessità, a rispondere ai problemi del consumatore target, eccetera. Quindi voi avete fatto tutto chiaramente questo discorso qua e si andrà a pubblicare, diciamo, detto, da fine 2021, più o meno. Sì, ottobre 2021. In Sì. ottica, in questo tipo di ottica, per monetizzare anche questi stream qui, cartaceo e audio. Ottimo. E come è andato il vostro percorso invece in questo stream? Allora, ottobre 2021, diciamo, totalizziamo all'incirca 800, 800 dollari, Più o 850 meno, dollari. scusami, ti interrompo, più o meno con quanti libri avete iniziato a pubblicare in questo stream? Ok. Erano sei libri, erano sei più un bundle. Una raccolta, Sì, ok. sei più Quindi un bundle. incominci poi a ottobre, già cominciare a vedere i risultati. Quindi stai dicendo circa 800 800 al dollari, ma primo mese. erano stati appena lanciati, quindi diciamo il Ok. primo mese di rodaggio. Il secondo già siamo sui 1200, quindi eravamo novembre, dicembre sui 2000. E poi facciamo un salto fino a gennaio di 6700-6800. Complice sicuramente anche la stagione. L'alta stagione In ci questo accompagna. momento noi siamo ancora oggi che abbiamo la stagione, siamo a dicembre, quindi diciamo per il self-publishing l'alta stagione va da novembre a fine gennaio, a Sì. metà febbraio, si protrae fino a fine gennaio l'alta stagione e quindi sicuramente gennaio 2022 Giuseppe l'ha anche visto con i suoi occhi, diciamo che ha totalizzato più di 6.000, mi stavi dicendo, no? Sì, non solo gennaio, ma febbraio invece arriviamo a 9.003, per cui Ottimo. ancora meglio di gennaio. Sempre con gli stessi libri più o meno. Questi Sì, sei libri più la raccolta. mi pare che ne stavo facendo Stiamo altri facendo comunque nel frattempo, altri perché progetti, non è sì. che State ci si continuando tu a culla, lavorare. cerca comunque di ci si porta avanti. Per cui poi a marzo siamo ancora cresciuti fino a 10.008, Ottimo. solamente che c'era qualche errorino in molti libri, e allora che ho fatto? Ho provveduto a depubblicarli per dare una sistemata. Per Giusto. cui abbiamo avuto un calo fisiologico per un paio di mesi, siamo scesi sui 4-5 mila dollari mensili, e nel frattempo abbiamo ripreso e sistemato Sistemato lì. i libri. E li abbiamo ovviamente rilanciati, per cui abbiamo cominciato di nuovo a risalire piano piano. Quindi abbiamo fatto luglio 6.000, agosto siamo saliti a 8, settembre 11.000, se non sbaglio. Insomma, è stato un crescendo Fino a fino a, vabbè, novembre, ora fino al mese scorso, che vabbè, 16.000. ottobre 12.000. Mese scorso un 16.200, 16.000 16.100. dollari e 2. Attenzione ragazzi, come dicevo io, qui non parliamo di netto, come vi ho detto prima per gli audiolibri, in cui non ci sono, diciamo, delle inserzioni pubblicitarie all'interno di Amazon, i nostri libri, invece sul cartaceo e Kindle sì, noi chiaramente Sì. spingiamo, utilizziamo questo strumento a nostro favore. Perché questo strumento pubblicitario non è altro che un amplificatore per i nostri libri. Sarebbe stupido non farlo, perché è proprio grazie a questo tipo di strumenti che riusciamo ad Riusciamo a aggiungere queste cifre così appetibili e così abbastanza anche ambiziose. Perché tu ora hai detto tanti numeri, tanti mesi, però più o meno dal 1 gennaio ad oggi, questo account, diciamo, appunto, paperback HTTP, più o meno quanto avrà totalizzato? Allora lo controlliamo Puoi immediatamente. anche Da controllarlo. sì, vediamo subito. Da quest'anno abbiamo totalizzato 57.500. 57.500. 2022. Sì, Ok. sì, 2022, nel 2022 abbiamo fatto Aspetta, 57.500. questi sono forse gli ultimi 3 mesi, sai? Io ho messo come. Che vi traccia gli ultimi 90 giorni? Qua mi porta da lui, ma lo sai che forse hai ragione. Lo Perché sai che forse hai KDP, se ragione. tu guardi lì, Guarda,
dagli Ti ultimi dico 90 solo i giorni. 90 giorni, mi conviene Ultimi 90 darti giorni. gli ultimi 90 giorni e sono esattamente 46.000. 46.000. Sì. Ok. Sì. Quindi sono quando è gli ultimi 90, quindi cioè, più o meno, visto che l'inizio dell'anno andava beh, 9.000, 10.000, 11.000, poi si è sceso sui 4-5.000 e secondo me stiamo parlando di circa 100, come minimo 100.000 dollari. Oh, siamo lì, se non siamo 100.000 saranno 80.000, 80.000, Penso una di cosa sì. del genere di generato. Qui dobbiamo chiaramente, ragazzi, andare a togliere le ads, abbiamo detto, le campagne pubblicitarie, quindi non lo so, vuoi più o meno in percentuale, chiaramente. Allora, più o meno, diciamo che incidono più o meno sul 40%, ma Ok. anche fossero 50-60%, voglio dire, Ok. sfido chiunque a... Cioè... 40%, quindi 80.000 sono circa 30.000, 80.000, Sì. quindi stiamo parlando circa di 50.000 dollari. Se fossero 80 e 40%, stiamo parlando di circa 50.000 netti a questo punto, netti al netto delle spese pubblicitarie. Quindi fantastico, un ottimo ritorno che se lo andiamo a sommare agli altri 1.500, gli audiolibri che mi dicevi prima, che più o meno ogni Sì, sono mese sempre lì, vanno, 1.500. siamo, sì, cominciamo ad arrivare sui 6-7.000, no? Tra i 6-7.000 come in media, poi Sì. ovviamente negli ultimi mesi si è alzato, visto che il mese scorso è fatto oltre 16.000, Sì. quindi assolutamente di più. Sì, Ottimo, per ottimo, quindi me se va meglio, per questo mese fortuna. va meglio, diciamo, dicembre sta andando meglio. Quanto Sì. siamo Vabbè, ad oggi? abbiamo avuto 2 giorni che per noi è stata pure una cosa Abbiamo provato il strana, brivido abbiamo dei... dei $1.000 al giorno, quindi per 2 giorni di seguito, per cui è Fantastico. stata Ad oggi che un siamo bel il risveglio. 12 dicembre, che in America ancora è l'11, che mi sono indietro, quindi nei primi 11 giorni quanto segna il vostro account KDP Allora, di questo fino a mese? in questo momento stiamo facendo ora 9.000. Nei primi 11 giorni, wow. Quindi siamo in media, la media è poco inferiore ai 30.000, se dovesse procedere così fino al 31 dicembre. Chiaramente, già ve lo dico, Incrociamo non le procederà così perché dal 25 un po' scende, come dita. sempre, Sì, 25, è 26, fisiologico. 22, dopo Natale chiaramente scende, ovviamente, però sicuramente andate a sfondare i 20.000. Al Sì. 99% andrete a sfondare i 20.000 dollari, che al netto delle ads significa ben più di 10.000 dollari, 12-13.000 dollari come minimo, come netto mensile, quindi davvero complimenti, fantastico, fantastico, Merito tu, fantastico. merito Merito tuo tuo. No, io do gli sicuramente. strumenti, poi chiaramente dall'altra parte c'è il publisher che deve metterci l'impegno, il lavoro, la dedizione, eccetera. È proprio qui che mi collega a questo con la prossima domanda. Ecco, visto questi risultati comunque eccellenti, secondo te, visto che la cadenza del publishing, allora c'è un videocorso, sempre aggiornato, eccetera, ma che è a disposizione di tutti gli studenti dell'Accademia, indistintamente il videocorso è lo stesso per tutti. Poi abbiamo il nostro gruppo Facebook, no? Che è un altro strumento di supporto molto importante, secondo me è il È top un di questo. secondo corso. Lì c'è tutto all'interno del gruppo Facebook e se non c'è, se non si trova, si fa la domanda in pochi minuti, di solito si riceve sempre una risposta in maniera molto Volte efficace, secondi. a volte secondi, eccetera. Quindi questo. Poi abbiamo le coaching, tu ne hai fatte un po', c'è chi ha le coaching e i coach sono quelli per tutti, quindi non è che c'è il coach per Giuseppe, no, il coach è quello, fa con Giuseppe. Ne abbiamo cinque in questo momento, l'ultimo è entrato pochi giorni fa, Simone. Grande. Quali sono secondo te quindi i fattori chiave di successo, no? Per fare bene in questa attività del publishing, che comunque tu hai iniziato, stai ottenendo degli ottimi risultati, non avendo esperienze previe. Avevi esperienze prima di business online, di... Veramente non sapevo neanche come si accendesse il computer. Ah, quindi Cioè, diciamo, anche dal punto di vista informatica non eri un genio oh, informatico, non sei tu un nerd informatico di quelli che programmano di notte, quelli che per qualsiasi fanno... cosa devo chiamare la mia matamoglie perché no, Non che io ne assolutamente no. capisca di più, però mi piace lavorare un po' di più, Non diciamo così. vi definite dei nerd informatici, non siete della gente. Proprio no, Allora, proprio no. qual è secondo me il fattore o i fattori chiave di successo? Perché tu hai ottenuto questi risultati eccellenti? Cazzo, di non sei l'unico, però. No, c'è molta gente che fa molto più di me, però penso che quello che ci accomuna sia la determinazione.
Quando tu hai un obiettivo e lo vuoi raggiungere, ti si possono mettere davanti tutti gli ostacoli che vuoi, ma se tu stai sul pezzo, e onestamente l'Accademia ti aiuta tanto anche a stare sul pezzo, perché anche grazie ai semplici dashboard days, hai degli stimoli che ti tengono concentrato a mantenerti proprio focalizzato sui tuoi obiettivi. Per cui niente, allora la prima cosa è secondo me il focus e la determinazione, poi la resilienza, perché comunque problemi uno non solo nel self-publishing, nella vita comunque Li affronta li sempre, affronta ci sta, sempre. però. E un'altra qualità importante proprio tenendo conto di questo è l'attività di problem solving, secondo me. Perché a volte ci si culla tanto. Cosa che facevo magari anch'io prima di acquistare il corso. Quindi l'abilità nel saper risolvere i problemi, l'abilità nel Sì. sapersi, diciamo, arrangiare, no? Nel saper trovare una soluzione. Assolutamente sì. Non Soprattutto senza piangersi addosso, voglio dire, serve. non serve dire no, ma sai, non ce la faccio. Che poi lui, devo dire che è veramente stato da sempre molto, molto determinato. Io devo arrivare lì, perché? Perché se lui ce l'ha fatta, lui, cioè un altro ragazzo del corso, voglio dire, ok, perché non ce la posso fare io? E quindi questo qui è un elemento importante, che comunque ti mette alla prova. E se ce l'abbiamo fatta noi, ce la può Ce fare la può fare chiunque, perché chiunque, io con comunque. competenze informatiche zero, cioè Tempo non ne abbiamo quasi per nulla, voglio inglese, sei dire. un fluente in inglese nativo, sei British. C'ho l'inglese, ecco, il mio livello di inglese è quello dei VA più o meno, giusto per capirci. No, diciamo che riesco a capire cosa si scrive, ma un dialogo magari non riesco a sostenerlo, per cui diciamo non devi essere il Fluente, madrelingua inglese, no, assolutamente no. Poi ormai abbiamo tutti questi mezzi a disposizione come Google Translate, DeepL, eccetera, eccetera, che ti semplificano la vita. chiaro. Allora, visto che comunque voi avete un'attività offline, fisica, no? Eccetera. Quindi, secondo voi, questo tipo di attività potrebbe anche essere adatto per chi ha, tra virgolette, poco tempo, no? Quindi, no, che chi massimo dedicarci un'ora al giorno, 2 ore al giorno. Non adatto, il più adatto proprio Più per la adatto per tutti. flessibilità che ha come business. Tu non sei obbligato Tu come ad. ti sistemi? Tu quando è che lavori magari sull'attività? Quando ci dedichi il tempo? Ecco, Al mattino, alla sera? Come ti gestisci? all'inizio, perfetto, all'inizio io cominciavo a fare qualcosina la sera, poi dedicavo un po' più tempo nel weekend. Certo. I primi tempi, quando ho capito che la sera non producevo qualcosa di qualità e me ne Sì. accorgevo il weekend, ho Eri stanco. cominciato a svegliarmi alle 5 di mattina per lavorare alle 5, cioè prima di andare a lavorare, Preferivi vedere farlo al fine la sera. mattino piuttosto che la Sì, sera? Poi ero più chiaramente fresco. questo è qualcosa di Chiaro. soggettivo, ovviamente. Ognuno No, si vabbè. organizza, ma la bellezza proprio Certo. del self-publishing è che puoi organizzarti come meglio Tantissimo. credi. E poi non servono 20 o 10 ore al giorno. No, non servono Cioè, niente. basta 1 o 2 orette, poi magari quando è un po' di più tempo lo utilizzi per fare un po' di più. Fine settimana, che era quello che facevo io. Eh? Io non avevo un'attività mia, ma ero un manager. Io lavoravo 12 ore al giorno in ufficio, quello era, cioè, quindi il tempo arrivavo a Infatti noi. casa sfatto la sera, completamente distrutto, e gli mettevo quell'oretta lì. Quello che poi... E poi il weekend, giustamente, un po' di più, il sabato, la domenica, quando appunto non dovevo andare in ufficio. E qui ora un po' anche quello che mi incuriosisce, no? Siccome ho davanti gente che ha un'attività, gestisce un'attività offline, fisica, eccetera. Differenze in termini tempo, investimenti, risorse in generale di un'attività online come il self-publishing rispetto a un'attività fisica come la vostra o come tante altre diverse dalla vostra, come sono sempre attività fisiche, anche secondo me rispetto all'output. Quindi ora stiamo parlando, no? Tu mi dicevi prima, questo mese molto probabilmente si sfonderanno i netti al netto delle campagne promozionali, sicuramente andrà a finire sui 12, 13, 14, forse anche 15 mila dollari netti, quindi ti arriviamo Prima sul sì. conto bancario. Ecco, come
Come voi sentite questo a riguardo? Sono sicuro che spesso anche voi fate la comparazione, no? Che ci avete da un Non puoi non lato farlo. Non puoi non farla, ovvio. l'attività e dall'altro c'è la dashboard, no? Che fai il refresh sulla dashboard, no? E vedi, Compulsivo. e vedi come sta andando la situazione, no? Eccetera. Che Sì. tipo di Vuoi riflessioni fate al riguardo? rispondere tu? Allora, sicuramente in termini di tempo, perché la nostra attività richiede la presenza fisica. Noi, come ti dicevamo prima, abbiamo un'attività che prevede la tolettatura e un punto vendita, quindi non tanto il punto vendita quanto la tolettatura richiede proprio la nostra presenza fisica. Quindi da noi, dalla mattina, dalle 9 fino alle 6 e anche oltre, con orario continuato, siamo lì in negozio a svolgere l'attività. Piccola parentesi, ora non lo stiamo facendo più, però prima facevamo anche hospitality dog, cioè tenevamo, ospitavamo a casa i cani delle persone che magari partivano, per cui tornavi dal lavoro, ma tornavi a casa non è che potevi rilassarti, no? C'erano da Era una gestire. giornata piena, diciamo. Iniziava la mattina e finiva prima che tu Non andassi finiva a mai. letto. Ecco questo. Per cui Ok. sicuramente il tempo, il self-publishing invece, diciamo, te lo puoi ritagliare tu. Dici, ok, 1 ora, 2 ore. Capita la settimana che dici non voglio toccare il Non lo computer, lo voglio puoi fare. toccare perché questa settimana mi voglio Una volta rilassare. che grosso è fatto, per grosso si intende pubblicazione dei libri, chiaramente, no? Quindi Esatto. la ricerca, la creazione del prodotto, la pubblicazione, anche lì poi ci sono da gestire le campagne pubblicitarie, ma stiamo parlando di, non so, un paio di volte a settimana, due, massimo 3 volte a settimana, e un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, proprio, Assolutamente. siamo proprio belli larghi. È questo, diciamo, l'impegno in termini di tempo. Per non Ok. parlare invece del lato economico, perché mentre per aprire un'attività fisica noi abbiamo dovuto chiedere un investimento, un finanziamento Finanziamento, in Invitalia, poi insomma. che abbiamo comunque dovuto prima sempre anticipare, perché la burocrazia in Italia, la Cioè conosciamo poi tutti. burocrazie, tante spese, il lato finanziario comunque, la tassazione, un sacco di cose. Quindi alla fine di tutto, magari sì, anche se l'attività va bene, quando va bene, però poi c'è da fare i conti con Il il bilancio. bilancio. Mentre invece il Ecco. self-publishing è un'attività che ti bastano 1.000 euro per capire di cosa si parla, più il budget per iniziare, che poi se uno vuole bastano anche 200 euro. Sì, Per cominciare, perché se uno si fa le cose cioè in gente casa si è fatta anche libri in casa per partire, cioè e proprio l'Accademia budget. spiega Cioè, tranquillamente come fare passo passo, puoi uno farti. tranquillamente riesce a contenere le spese di Sì. tanto. Per cui è un business che può iniziare, secondo me, chiunque. Chiunque. E non c'è motivo per non cominciarlo, Quindi perché tu lo consiglieresti, no, a chi magari a occhi chiusi, tu a già chi lo consigli in ancora. realtà, perché io all'interno dell'Accademia ho dei tuoi amici che tu hai, Ovviamente. chiaramente, che tu, con i quali tu hai condiviso questa opportunità, ma loro non conoscevano sicuramente, magari non conoscevano. Assolutamente. E Sì, quindi tu già lo fai con i tuoi amici, quindi assolutamente penso che lo faresti, lo consiglieresti, sì, cioè, quando assolutamente. vedo gente che può essere interessata, perché molta gente neanche mi ci metto a spiegare cosa faccio Chiaro, perché chiaro, chiaro, chiaro. non lo Se capiscono. vedi che c'è qualcuno che può recepire dall'altra parte, perché no? Assolutamente sì. Sono Ok, contento di sì. E condividere le buone esperienze. senti, oltre a questi, diciamo, guadagni economici di cui già abbiamo parlato ampiamente, questo percorso, secondo te, ti ha anche fatto crescere in altri modi? Ti ha dato, diciamo, anche qualcos'altro, oltre, diciamo, ai meri K, no, di cui parliamo, 5K, 6K, 10K? Allora, secondo me questo qua è un corso che ti forma su tutto a 360 gradi, perché molti guardano solamente le nozioni che sono contenute nelle lezioni e non guardano nell'organico. Anche avere un formatore che comunque ti trasmette dei valori è stato un percorso comunque che è venuto normale, semplice, nel senso prima magari ero un po' più impulsivo sulle cose, ora invece magari ti fermi a ragionare,
anche l'approccio alla definizione di problema. Prima magari sentivi c'è un problema, tachicardia, panico, eccetera, eccetera. Ora invece il problema, il cervello già comincia a cercare la L'approccio è diverso, soluzione. l'approccio è diverso. Assolutamente, Sì. assolutamente. Poi ci sono un sacco di skills che comunque, se vuoi o non vuoi, apprendi indirettamente. Per cui quando vai a fare una descrizione devi sapere come si fa una descrizione. Sembra una fesseria, ma gli stessi principi li puoi tranquillamente applicare sulla vendita di un prodotto fisico. Voi Perché io poi magari ci è faccio. successo che avete utilizzato qualche skill, l'avete trasferita all'attività fisica. No, mi rendo conto che durante In la vendita automatico. fai quel processo là, cioè segui il processo della Alla fine descrizione. era quello che noi vendiamo dei libri, ma come si vedono nei libri, si vende qualsiasi altro tipo di prodotto. È una Vendiamo un vendita. prodotto, quindi È una cioè, vendita. noi utilizziamo degli strumenti, no, atti a persuadere il cliente Assolutamente sì. target potenziale ad acquistare il nostro prodotto. Assolutamente sì. Questo è quello che facciamo. Quindi Assolutamente sì. assolutamente le skills che uno acquisisce con self-publishing sono trasferibilissime a qualsiasi Ma altra attività, a qualsiasi altro tipo di vendita, a qualsiasi altro tipo anche di analisi di mercato, mi viene in mente, no? Noi cosa facciamo? Noi cerchiamo le keyword, cosa sono le keyword profittevoli? Sono gli argomenti con un'alta domanda, argomento. di mercato, e questi sono degli argomenti, no, specifici, dove una volta che le troviamo, cosa facciamo? Ci facciamo la nostra ricerca sul consumatore tipo, sul consumatore target, la buyer persona. Questo Buyer persona. tipo di ragionamento è quello che viene utilizzato anche dalle grosse multinazionali dove io lavoravo. Quando noi andiamo a ideare o a pensare che tipo di prodotto lanciare sul mercato, non è che si lancia così a caso, beh, proviamo così, no. Sono degli studi, si analizza il mercato, vede cosa vogliono le persone, cosa manca e che tipo di prodotto fare affinché quante più persone comprino il nostro prodotto, come differenziarci dagli altri, dalla Sì. concorrenza, quindi analisi della concorrenza, stessa cosa che facciamo nel self-publishing alla fine. Assolutamente sì. Anche per esempio, questo per quanto riguarda, ecco, se passiamo per esempio al discorso cover, già anche l'estetica, no? Come Estetica. presentare una vetrina di un negozio, sembra una fesseria, però le distanze, molte le I forme, sembra contrasti cromatici, i assolutamente colori. sì. Sono tutte cose che comunque fai caso anche quando vai a giudicare i competitors per capire come ti devi, insomma, muovere, come ti devi differenziare, eccetera, eccetera. Un'altra competenza che comunque vuoi o non vuoi devi sviluppare è di contrattazione. Ci sono comunque VA, si contratta qualcosa, anche l'organizzazione, perché comunque c'è delle tempistiche da seguire nel self-publishing, cioè. Assolutamente. Ovviamente se hai degli obiettivi ben chiari, perché se tu procrastini, questo è una cosa generale. Per cui comunque ti dai delle scadenze, degli obiettivi e devi seguire comunque una scaletta. Ma ti dà secondo me sulla vendita ti dà un sacco di skills trasferibili in qualsiasi altro settore, in qualsiasi altro ambito. Questo Perfetto, sì. perfetto, ottimo. Allora, senti, visto ora vi siete arrivati a questi traguardi, che ora comunque ormai siete praticamente stabilmente oltre 10.000 di generati, mensilmente royalties. Obiettivi nel breve, medio periodo, come pensi di andare a mantenere questa attività, a scalarla? Se sì, in che modo? Che idea hai in Allora, testa? il programma nostro ora, arrivati a questi livelli, vorremmo cercare innanzitutto sempre di continuare a far crescere questo account, ma aprirne anche un secondo proprio speculativo proprio. E poi più in là vorremmo cominciare a integrare l'Accademia del Self-Publishing col nuovo corso che hai lanciato da poco e che abbiamo immediatamente acquistato e che però non abbiamo avuto il Non tempo abbiamo proprio avuto di ancora il aprirlo, tempo. però ce lo siamo garantiti, diciamo, e là appena Sì, riusciamo ci anzi, mettiamo a studiarlo seriamente. ultimamente siamo. Tra virgolette, ce lo stiamo seguendo proprio così a mo' di Stiamo cenando con la tua lezione esatto, davanti. a mo' di Ragazzi, TV, di passatempo. si riferiscono A online marketing per self-publishers. Questo è un corso che assolutamente è uno step successivo. Parliamo di creazione di brand, parliamo di andare a monetizzare in maniera verticale. Cosa vuol dire in maniera verticale?
Partendo sempre con i libri, no? Quindi col self-publishing, andando a pubblicare su Amazon, i nostri libri possono benissimo essere anche in lingua italiana, qualsiasi lingua, e sono particolarmente adatti a chi poi vuole, dopo il libro, creare qualcosa che vada oltre il libro, in back-end. Quindi cosa vuol dire oltre il libro? Magari qualcuno che ha un'attività già esistente, come i ragazzi, no? Un'attività fisica per andare a creare delle sinergie partendo dal libro e cercare di vendere qualcosa oltre il libro, attraverso la creazione di una community, di un brand, andare a vendere prodotti o servizi che già magari loro vendono offline. Quindi andare un pochettino a integrare le due cose con l'online, partendo proprio dal libro. Libro che comunque ti dà autorevolezza, per definizione, libro che può darti notorietà, libro che può farti creare con le strategie che noi insegniamo all'interno del corso una community, può farti creare un brand, una presenza social, eccetera, che ti può far conoscere, può allargare la tua platea di potenziali clienti. Per tutto ciò che già tu vendi o vorresti vendere offline. Quindi pensa a loro, abbiamo all'interno anche tanti professionisti, per esempio, i professionisti, psicologi, nutrizionisti, gente, chi più ne ha più ne metta. Chiaramente la situazione è molto interessante, c'è già tanta gente che è partita e il potenziale è infinito. Perché è infinito? Perché non si parla più soltanto di self-publishing. Self-publishing è soltanto il primo step. Dopo si vanno ad aggiungere, dopo il self-publishing, tutti gli altri step di monetizzazione, che di solito sono più high ticket rispetto ai libri. Si vanno a vendere appunto prodotti e servizi che costano più del libro, del mero libro, come videocorsi, consulenze, prodotti fisici, prodotti digitali, servizi fisici, servizi digitali, e chi più ne ha più ne metta. Quindi è questo a quello a cui si riferiscono Giuseppe e Valentina. Assolutamente sì. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, ora siamo praticamente quasi in chiusura. Voi volete... Hai qualcos'altro da aggiungere? Qualcosa da aggiungere? Io onestamente volevo aggiungere soltanto una cosa, anzi un paio di cose ovviamente. Intanto volevo ringraziare i ragazzi di Fastbook Ads che stanno seguendo le nostre campagne da circa 4 mesi. Per chi non è in accademia e ci ascolta fuori, cos'è Facebook Ads? Facebook È un Ads è un servizio che vediamo che servizio. fa parte dell'ecosistema dell'Accademia del Self-Publishing, specializzato sulle campagne pubblicitarie all'interno di Amazon per i nostri libri pubblicati su Amazon. Tra l'altro, da pochi giorni sono diventati partner ufficiale verificati di Amazon e sono i primi in Europa a farlo, ad essere diventati per quanto riguarda l'editoria, quindi la pubblicazione dei libri. Quindi questo è un vanto, non soltanto per Facebook Ads, ma anche per l'Accademia, perché Facebook Ads fa parte dell'Accademia, è parte integrante dell'Accademia, quindi complimenti a loro. Ottimo, bene. E noi abbiamo l'onore di Voi avere siete... loro che ci seguono le... usufruite dei loro servizi. Assolutamente sì. Abbiamo utilizzato ovviamente tutti i servizi dell'Accademia e ovviamente sono tutti servizi super. Top. Però quello che secondo me, ecco, su, per noi, per la nostra situazione, quello che secondo me è indispensabile, è il loro servizio. E voglio ringraziarli per la qualità, la professionalità, l'assistenza e il supporto che danno sempre, in qualsiasi istante, non hanno sabati, domeniche, non hanno niente, per la precisione con cui lavorano, ma soprattutto, ecco, sono proprio professionali. E il ringraziamento più grande va a te, perché se siamo riusciti a ottenere questi risultati, ovviamente, non solo, sì, tu dici c'è il corso, avete gli strumenti. Però dipende anche da chi li fa i corsi. Secondo me, E una anche la cosa è il persona. formatore, una cosa avere un pinco pallo qualsiasi, invece avere una persona che stimi, che comunque vedi che insomma, ha dei risultati tangibili e molte skills che puoi apprendere, che ti può trasmettere, è tutt'altra cosa. Per cui, grazie di No, io ti cuore. ringrazio perché veramente per me è un piacere enorme. Il piacere più grosso mio è fare questo tipo di cose, quindi andare a fare intervistare, conoscere persone, tutti questi casi di successo. Ho la fortuna di averne tantissimi, ho la fortuna di aver intervistato tantissime persone, ho la fortuna anche, ecco, riallacciandoci prima a Facebook Ads, parlavamo dei servizi dell'Accademia, l'ecosistema. L'ecosistema dell'Accademia, i servizi dell'Accademia non sono altro che studenti dell'Accademia, che hanno iniziato, Nicolas, fondatore di Facebook Ads, anche lui è entrato in Accademia a marzo 2019, esattamente come voi, Sì. ok? Quindi lui
Prima non avevi idea di cosa fosse self-publishing, oggi è partner verificato di Amazon per le Belle ads. soddisfazioni, Quindi, siamo contentissimi per lui. tutto ciò che c'è all'interno dell'Accademia alla fine è generato da chi fa parte dell'Accademia. Quindi l'ecosistema dell'Accademia non è fatto di agenzie a cui io mi rivolgo esternamente, no? Con il quale faccio l'accordo e vieni qua. No, sono i miei studenti che fanno impresa, viene l'idea imprenditoriale, no, guarda, io vorrei fare questo, ok, perfetto, come Nicolas ha fatto il servizio basandosi appunto sulle ads, quindi specializzandosi sulle Amazon Ads e dando un servizio di valore agli Qualità. allievi, ai colleghi self-publishers, allievi dell'Accademia, da dove lui stesso è partito. Quindi fantastico C'è tutto in come accademia, realtà. non deve, cioè può non uscire fuori dall'accademia perché è In realtà. completa. Ottimo, ottimo, ragazzi, veramente grazie mille, grazie mille. Grazie per il vostro Grazie a te. tempo che mi avete dedicato Stato un per vero questa video piacere. intervista. Complimenti per i vostri risultati. Sono sicuro Grazie. che questo è soltanto l'inizio, con appunto visto i programmi nel breve e medio periodo che avete. E un grosso abbraccio, complimenti ancora. Complimenti a tutti, vi saluto a tutti. Grazie ancora per essere stati con me. Grazie Ale, grazie, Giuseppe e grazie Valentina, e a davvero. presto. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, Ciao. ciao Ale. Ciao.